puntata di Chef per Passione. Oggi prepariamo un secondo e un contorno facilissimi e super buonissimi che io non potrò mangiare, ma pazienza. Andiamo a preparare le scaloppine alla pizzaiola con i pomodori gratinati. Quindi andiamo subitissimissimissimissimo a imbastire tutto, perché come vedete qua sopra ci sono una marea di ingredienti e tutti stracoloratissimi. Quindi andiamo immediatamente a prendere una ciotola con un pochino di farina e a prendere le nostre fettine di vitello. Perché di vitello e non di vitellone? Come vi dico sempre, per fare le scaloppine è meglio usare il vitello perché rimane più morbido. Magari un pochino meno saporito del vitellone, ma rimane più morbido. Quindi vi prendete le vostre fettine di vitello, che in questo caso il macellaio mi ha tagliato un pochino grandi, quindi io andrò a tagliarle a metà, così almeno ci stanno nella nostra padella. Ecco, facciamo così, così almeno non sono delle pizze margherite, perché va bene che facciamo le scaloppine alla pizzaiola, ma forse così erano un po' grandi. Allora, queste le mettiamo via e ce le usiamo per un'altra ricetta, quindi le appoggiamo qua. Nel frattempo mettiamo a scaldare una padella, ok, medio-alto, cioè diciamo che con la piastra a 5, quindi a media temperatura, mettiamo un po' di olio all'aglio o olio e uno spicchio d'aglio, se voi non avete ancora preparato l'olio all'aglio, ma vi prego preparatelo. Andiamo a prendere le nostre fettine di vitello e le andiamo a passare un pochino nella farina, così, in modo da infarinarle leggermente. Le scrolliamo dalla farina in eccesso e le andiamo a mettere sul tagliere nel frattempo che l'olio si scalda. Come vi dico sempre, noi adesso qua stiamo facendo una dose pediatrica praticamente, perché così ci sta tutto nella padella. Poi le dosi che vi daremo dopo la pubblicità nella padellina, state tranquilli che ve le lascio per 4 persone, perché mi rendo conto che voi le vogliate per 4 persone. Allora, qua l'olio della padella è abbastanza caldo, quindi andiamo a mettere a cuocere, aspetta che lo alziamo un pochino, le nostre scaloppine di vitello, così, eccoli, che così con questa dose pediatrica, come dicevo, ci stanno tutte, così, e togliamo la farina che ci dà fastidio, eccoci, ok, tolta. Ora andiamo a preparare intanto i pomodori da gratinare in forno, quindi prendiamo i nostri pomodori a grappolo, li abbiamo già ovviamente lavati e li prendiamone tre, li abbiamo già ovviamente lavati e asciugati, quindi prendiamo una teglia, ce la prepariamo già qui, e prendiamo i pomodori e li tagliamo in due parti, così, uno e due. Ma tagliamo anche il terzo, va? Ma sì, tagliamo anche il terzo. Allora, intanto andiamo a mettere le nostre parti dei pomodori nella teglia. Prima di metterli nella teglia, dovete fare dei segni così. Fate dei segni così, adesso poi mettiamo sopra un trito di rosmarino, salvia, basilico, rosmarino l'ho detto, salvia, basilico e prezzemolo, sale e pepe, lo andiamo a mettere sopra i nostri pomodori e li mettiamo in forno a gratinare. Allora, quindi fate tutti i segnettini sopra i pomodori senza andare troppo in profondità e li mettete in una teglia. Nel frattempo, come vedete, le nostre scaloppine si stanno cuocendo, le andiamo a girare, così, allora, andiamo a girare la scaloppina,
la facciamo cuocere proprio poco poco poco, perché altrimenti rimangono dure, anche perché poi adesso le faremo continuare a cuocere con il nostro sugo. Ma nel frattempo andiamo a prendere le nostre erbettoline, cioè abbiamo detto basilico, qualche foglietta di salvia, un pochino di rosmarino, la maggiorana, il timo, insomma quello che vi pare. Il prezzemolo no, perché volevo mettercelo, ma poi come sapete io non amo molto il prezzemolo cotto, quindi preferirei non mettercelo. Quindi prendiamo le nostre, i nostri aromi, li tagliamo leggermente prima con un coltello, così gli diamo già una tagliatina, così. Come stanno le scaloppine? Adesso le andiamo a vedere, ma direi che ci siamo. Quindi mentre tagliamo, tritiamo i nostri aromi, prendiamo le scaloppine e le togliamo dalla pentola, dalla padella. Mettetele su un piatto e le tenete qua un attimino, mentre nella stessa padella, quindi utilizzate sempre il sugo, il condimento che c'è già nella padella, andate a mettere la salsa di pomodoro. Quindi in questa ricetta Marco ha capito che io non potrò assaggiarla, che quindi uno di voi dovrà venire a fine puntata a assaggiarla. Mettiamo la passata di pomodoro direttamente nella padella dove abbiamo cotto le scaloppine e che abbiamo tolto e teniamo lì pronte, che tra poco ci servono di nuovo. Quindi passata di pomodoro, aggiungiamo un filino d'olio, aggiungiamo il sale e 2 o 3 capperi sott'aceto, ovviamente scolati. Così, adesso il sugo lo facciamo cuocere a fuoco basso per qualche minuto, mentre noi continuiamo a tritarci i nostri aromi che avevamo lasciato lì perché le nostre scaloppine erano pronte, quindi le abbiamo tolte dal fuoco, ma ci eravamo fermati un secondo a tritare gli aromi. Quindi li tritiamo bene. Questa ricetta che stiamo facendo con i pomodori, che stiamo facendo i pomodori gratinati, se volete potete farla anche con altre verdure, cioè per esempio potete farla con le melanzane, fate sempre gli stessi taglietti sopra e le mettete poi a gratinare, o con le zucchine o anche con le patate. Ovviamente i pomodori cuoceranno molto più velocemente delle melanzane, delle zucchine e soprattutto delle patate. Quindi controllate sempre i tempi di cottura, ma questa è una ricetta semplicissima che vi assicuro che piacerà tantissimo a tutti quanti. Vado a prendere il pane grattugiato che dovrebbe essere lì, che eccolo qua, e già che ci sono prendo anche questi, così mi muovo una volta sola. Quindi andiamo a mettere sopra ai nostri pomodori un pochino di sale, così, e un pochino di pepe, eccoli. Poi aggiungiamo il trito di aromi che abbiamo preparato poco fa su ogni pomodoro. Così. Mettiamo un pochino d'origano. E per ultimo, anzi no, per penultimo, come si dice, il pane grattugiato, sempre sopra i pomodori. E per ultimissimo un giro d'olio. Ops, qua stiamo finendo l'olio all'aglio, bisogna che lo rifacciamo, perché qui se no, se rimaniamo senza, qua scoppia un dramma. Allora, i pomodori sono
pronti per essere infornati. Quindi direi che possiamo infornarli a 180 gradi per una decina di minuti. In forno, ovviamente, come dico sempre, preriscaldato e ventilato. Aia, mi sono bruciata. Bene. Adesso direi che mentre il sughino nostro continua a cuocere, noi andiamo in pubblicità. Mi raccomando, non vi muovete di lì perché dobbiamo finire di preparare le scaloppine alla pizzaiola con i pomodori gratinati. Restate con noi. Bentornati a Chef per Passione. Stiamo preparando un secondo e un contorno insieme. Molto facile, che piacerà sicuramente a tutti i bambini e che potete preparare in poco tempo. Mi raccomando, non preparatelo se vengo io a cena, perché è tutto col pomodoro e sennò io non lo posso mangiare. Nel frattempo, come prima della pubblicità, mi sono bruciata, quindi volevo far notare che io mi sono bruciata e ho fatto anche cadere il coperchio di vetro rompendolo in mille pezzi, quindi dovremo, visto che mi serve il coperchio e non abbiamo il tempo di andarla a comprare adesso, lo dovrò coprire con una teglia. Ma il bello di questo è, il bello è proprio questo, perché a tutti succede ogni tanto di far cadere qualcosa, di non avere esattamente la cosa precisa che servirebbe per fare quello, e ci arrangiamo lo stesso, quindi non è un problema. Allora, direi di fare subito la padellina. Così diciamo esattamente che cosa abbiamo fatto finora e che cosa finiremo di fare. Allora, abbiamo infarinato delle scaloppine di vitello, cioè delle fettine molto sottili di vitello. Le abbiamo infarinate e le abbiamo messe in una padella con l'olio all'aglio a cuocere per qualche minuto da un lato e dall'altro. Le abbiamo tolte dalla padella e le abbiamo tenute da parte. Nella stessa padella abbiamo versato la passata di pomodoro con un filino d'olio, il sale e basta, e l'abbiamo fatta cuocere per qualche minuto. Adesso andremo a mettere a cuocere le scaloppine che abbiamo già cotto precedentemente e metteremo sopra la mozzarella tagliata a fettine sottili e poi sopra, in teoria, un coperchio, in pratica una teglia. Per i pomodori invece abbiamo messo abbiamo tagliato i pomodori lavati e asciugati in due parti, li abbiamo incisi sopra, abbiamo messo sopra un trito di salvia, rosmarino e basilico, un po' d'origano, sale e pepe e un giro d'olio e pane grattugiato. In forno 10 minuti, un quarto d'ora, infatti adesso li andiamo subito a sfornare, quindi prendiamo le presine che sono qua, sperando di non bruciarmi di nuovo. Andiamo a prendere le presine, potevano anche starci 2 minuti in più, però li togliamo lo stesso. Vabbè, io li farei gratinare ancora un pochino in effetti, però li mettiamo qua e poi li mettiamo insieme al piatto finito, perché invece il nostro sugo è strapronto, quindi andiamo immediatamente a tagliare la mozzarella. La tagliamo a fettine molto molto sottili perché poi si dovrà sciogliere con il calore delle scaloppine e del sugo di pomodoro che avete fatto nella padella. Quindi tagliatele molto molto sottili, così. Poi se volete potete aggiungere... Ah, ecco, una cosa mi sono dimenticata, che abbiamo messo nel sugo di pomodoro, abbiamo messo anche qualche cappero. Se volete anche acciughine, sott'olio, insomma nel sugo di pomodoro diciamo che potete metterci un po' quello che volete e anche un po' di origano, perché così è proprio una vera pizzaiola. Andiamo a prenderci la forchetta, mettiamo le nostre scaloppine nel sugo di pomodoro e già le giriamo così, eccoli. Ricordo sempre di non far stracuocere le scaloppine di vitello, altrimenti diventeranno delle suole di scarpa e non saranno per niente buone da mangiare. Allora, scaloppine dentro al nostro sugo di pomodoro che è già cotto, e direi che abbiamo già messo anche il sale, vero? Aiutatemi. Nel sugo secondo me sì.
Secondo me sì. Adesso poi, no, non lo assaggio perché non posso, però adesso poi semmai lo aggiungiamo. Mettiamo le fettine di mozzarella sulle fette di vitello, così, eccoli. E adesso, come vi dicevo, andiamo a mettere il coperchio, o meglio la teglia, perché l'ho rotto. Quindi, per non farmi sgridare, ho trovato questo metodo con la copertura della teglia. Adesso aspettiamo proprio un paio di minuti, non di più, in modo che la mozzarella si sciolga a contatto con col calore della scaloppina, del sugo e del coperchio che abbiamo messo sopra, si scaldi. Io vado a prendermi un piatto nel frattempo che aspettiamo. E aspetta, che prendiamo questo qua, e inizio già a chiedere a Marco chi ha intenzione di mandarmi a assaggiare Claudio? Ok, allora Claudio verrà a assaggiare la ricetta, perché quando è impiattato ti chiamo, perché ovviamente, come avete capito anche dalle ultime puntate, quando ci sarà la ricetta con il pomodoro, io non potrò assaggiarlo. Quindi Claudio, vieni già. Oh, eccoti. Aspetta che direi che ci siamo quasi, eh? Allora, qua hai il tuo pomodorino gratinato. Ciao Claudio, saluta, mi raccomando. Adesso, eccoli. Eccoci. Pronti. Qua spegniamo. No. Adesso ci avviciniamo, perché sennò faccio un disastro. Eccoli. Aspetta che ti partiva la tua mozzarellina, che è tua, aspetta di diritto. Questo lo rimettiamo qua. Ti fornisco addirittura di forchetta e coltello. Claudio, è tutta tua, mi raccomando, sii onesto e dimmi se c'è il sale. Quello che vuoi. Mangia pure quello che vuoi. Allora, vediamo, perché io sono molto curiosa e anche un po' invidiosa, se devo essere onesta. Perché non puoi mangiare i pomodori? No, no, è colpa di mia figlia. Mi ha lasciato questa meravigliosa intolleranza. Manca sale? Un pizzico di sale. E te pareva? Ma poco, poco. Va bene, adesso vediamo la scaloppina, perché secondo me nella scaloppina invece ce l'avevo messa. Com'era il pomodoro? Bene, bene. Ok, vai. Vai di scaloppina, che se non altro vedo da come me la tagli che è morbida, almeno quello. Oh, va benissimo, bravo Claudio. Oh, visto che ce l'avevo messo il sale, giusto? Oh, vedi, guarda, adesso... Finisco dopo. Sì, finisci dopo, ecco, saluta, io ci aggiungo, guarda, già che tu torni indietro, io ci aggiungo, per finire, un pochino d'origano sopra, perché l'avevamo dichiarato che l'avremmo messo. E poi Claudio è arrivato troppo in fretta e quindi non l'abbiamo messo. Invece lo andiamo a mettere adesso. Aggiungiamolo così. Ecco fatto. Abbiamo aggiunto anche l'origano. Direi che a questo punto la ricetta è finita. Io vi consiglio di farla con tutte le varianti che volete. Cioè, mettete l'origano, mettete il peperoncino nella salsa al posto dell'origano. Potete farla anche la salsa con i pomodori freschi. I pomodori gratinati potete sostituirli con la melanzana, con le patate o con le zucchine. Insomma, potete veramente spaziare in questa ricetta come vi volete. Claudio sta facendo così da dietro la telecamera. Ringraziamo Claudio, a proposito, di essere venuto a assaggiare al posto mio, perché io non potevo. E mi raccomando, se fate questa ricetta e seguite tutti i nostri consigli, ricordatevi di iscrivercelo sulla pagina Facebook e, se volete, di mandarci anche una foto. Io adesso vi saluto con questo meraviglioso piatto, che vorrei farvi rivedere se Marco ce lo inquadra di nuovo. Vi saluto e vi do appuntamento a domani. Aspetta che te lo giro dalla parte della scaloppina. E vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di Chef per Passione. E mi raccomando, state con noi.